Bene, per completare la lezione di oggi andiamo a fare qualche piccolissima applicazione, giusto per provare a fissare alcuni dei concetti che abbiamo visto. L'applicazione che facciamo è quella di considerare un cilindro che è pieno di un certo fluido. Per esempio acqua. Questo cilindro è chiuso da un pistone. Che immaginiamo di peso sostanzialmente trascurabile. Okay? Inizialmente la densità dell'acqua contenuta all'interno del cilindro immaginiamo che sia quella caratteristica dell'acqua a 4 gradi centigradi, ovvero sia 1000 kg a metro cubo. Il nostro cilindro ha un certo diametro D, per esempio di 10 cm, quindi pari a 0,10 metri. Ok? Circolare. E un'altezza iniziale, H0, pari a, sempre per fissare le idee, un'altezza iniziale H0 pari a 20 cm, quindi 0,20. Bene, abbiamo detto che il pistone ha un peso trascurabile di per sé. Tuttavia, al di sopra del pistone, andiamo a esercitare una certa forza F. Ok? Per esempio ci mettiamo un peso, ovvio lo peso. Lo facciamo in condizioni, diciamo così, quasi statiche. Andiamo ad applicare molto lentamente questa forza. Che cosa succede? Ovviamente l'applicazione di questa forza produce una variazione di pressione all'interno del mio fluido che, per il principio di Pascal, fondamentale probabilmente, si propaga istantaneamente, siamo in condizioni statiche, in tutto il fluido. Lo approfondiremo meglio qua. Per quello ho parlato di applicazione quasi statica della forza, e quindi io ho una variazione di pressione delta P in tutto il mio sistema. Ci siamo? Bene, la mia forza F ha un valore pari a 100 newton, no? La forza di 100 newton sostanzialmente equivale all'aver posto un peso da 10 kg sul nostro pistone. Ok? Bene, mi chiedo di quanto si abbassa questo pistone? Ovvero, di quanto aumenta la densità del mio sistema? Bene, per rappresentare questa cosa, ovviamente devo scrivere la relazione che lega le variazioni di volume alle variazioni di comprimibilità. Ok? Quindi scrivo delta V su V uguale a meno delta P su K, dove K è il coefficiente di comprimibilità dell'acqua. Coefficiente di comprimibilità dell'acqua, l'ho citato prima,
pari a 2.01 per 10 alla nona newton a metro quadro. Ok? Quindi questi sono le mie dati. Bene. Andiamo per calcolare l'abbassamento del pistone, dobbiamo ovviamente calcolare la variazione di volume che c'è nel mio sistema, perché ovviamente la variazione di volume, immaginando rigido il contenitore, è legata solamente all'abbassamento del pistone. È legata semplicemente al fatto che il pistone si abbassa di una quantità del tank. Bene, pertanto devo calcolare innanzitutto questi due tempi di delta V e il volume iniziale, e poi da questi calcolare la variazione di volume attraverso questa relazione. Il volume iniziale V è ovviamente pari all'area di base moltiplicato l'altezza H0, dove l'area di base è ovviamente pari a pi greco per V al quadrato quanti per H0, cioè pari a pi greco per 0,1 al quadrato diviso 4 che moltiplica 0,2. Ci siamo? Allora, pi greco per 0,01 diviso 4 per 0,2. Allora, 0,01 per 0,2 fa 0,002, ok? Per 3/14 diviso 4, allora scriviamo un attimo, vediamo la quadricina. Vabbè, lo faccio io. Allora, quindi abbiamo 3/14 diviso 4 per 0,002 è uguale, questa è la CT 3/4, quindi uguale a 0,00, circa uguale 0,0015 metri. Ok. Che a quanti litri equivalgo? 1,5 litri. Okay. No. Quindi all'incirca 1,5 litri, perché ho approssimato 3/14 diviso 4 a 0,75 a 3/4, no? Per quello, ma ovviamente l'approssimazione può essere ragionevole. A casa potete farlo in maniera più attiva. Bene, questo è il volume iniziale. Adesso calcoliamo un attimo la variazione di il delta P. Ovviamente l'area sulla quale agisce la forza è pari a pi greco di 4/4, cioè pari a 3/14 per 0,01 diviso 4, che è circa uguale a 0,0075 metri quadrati. Sei d'accordo? No. Con le approssimazioni del caso. No? È un po' di più. Se ne con una calcolatrice ce l'avresti più precisa. E stando la variazione di pressione delta P pari alla forza diviso l'area è pari a 100 diviso 0,0075 che sarebbe pari a 100 diviso 7,5 per 10 a meno 3, no? Certo. Quindi sarebbe sostanzialmente pari a 100.000 diviso 7,5
Che risulta essere pari a circa 13.300. Ovvero Newton al metro quadro. Ci siamo? Bene, a questo punto abbiamo tutti gli strumenti, per applicare la relazione che ho scritto sopra. Perché la relazione che ho scritto sopra, mi dice che. Vediamo questa. La relazione che ho scritto sopra mi dice che la variazione di volume delta V è uguale a meno delta V su K moltiplicato il volume iniziale, è uguale a meno 13.300 diviso 2.01 per 10 alla 9 moltiplicato 0.0015. Ovviamente vi rendete subito conto che questo è 13.3 per 10 alla terza diviso 2.01 per 10 alla nona per 0.0015. Ora 13 diviso 2 è circa 6,5, no? Circa 6.5. Questo fa 6.5 per 0.0015 per 10 a meno 6 metri cubi, ok? Che poi ancora meglio si può scrivere 6.5 per 0.0015, 6.5 per 1,5 fa circa 10, no? Fa quasi 10, quindi ho circa 10 a meno 5 metri cubi. Ok? Questa è la mia variazione di volume. 10 a meno 5, circa 10 a meno 5 metri cubi, cioè la mia variazione di volume è dell'ordine del centesimo di litro. Ok? Con tutte le approssimazioni che ho fatto, mi ricordo che 10 a meno 3 metri cubi sono un litro, no? La mia variazione di volume è dell'ordine del centesimo di litro rispetto a un litro e mezzo di volume iniziale. Ovviamente dividendo, allora 10 alla terza, cioè 10 alla nona fa 10 alla nona. Allora no, ci stanno, scusatemi, c'è ancora ci sta 10 a meno 2 ancora, no, chiaramente, perché, no, scusate un attimo. Allora 0.0015 per 6,5 facciamo tutti i passaggi, fa 0, circa 0.010, ci siamo? E 10 a meno 6. Bene, questo è 10 a meno 2 e 10 a meno 6, scusate, è ancora di più, 10 a meno 8, 10 a meno 2 e 10 a meno 6, 10 a meno 8, quindi scusatemi, 10 a meno 5, no? Rispetto a 1.5. Ora dividendo la variazione di volume per l'area, ovviamente posso valutare la mia, il mio delta. Ovviamente poi c'è il segno meno dappertutto perché questa è una riduzione di volume. Posso valutare il mio delta che risulta pari a delta V su
qua, quindi ho 10 a meno 8 20 punti diviso la mia area di 0.0075. mezzi quadrati. Allora, questa quantità è dell'ordine di 10 a meno 3, 10 a meno 2, perché sarebbe 7.5. Quindi questa quantità è dell'ordine di 10 a meno 2, questa quantità è dell'ordine di 10 a meno 8, il mio abbassamento è dell'ordine di 10 a meno 6 metri, quindi il mio abbassamento è micrometrico. Ci siamo? L'applicazione di un peso, di una massa di 10 kg al di sopra di questo sistema produce un abbassamento dell'ordine del micron del mio pistone. Per inciso, poiché il problema è lineare con la forza, ovviamente se io ci mettessi una massa di 100 kg, quindi un peso di 1000 newton, produrrei un abbassamento dell'ordine di 10 micron. Ancora di più, per produrre un abbassamento di un millimetro, quindi di 1000 micron, dovrei esercitare una forza pari a 100.000 newton, ok? Quindi dovrei metterci una forza di 100.000 newton, cioè dovrei metterci questo momento visto un peso da 10 tonnellate, no? Da 10.000 newton. Ovviamente il tutto per produrre un abbassamento di un millimetro su un'altezza di 20 centimetri. Questa applicazione ci dà l'idea di quelle che sono le variazioni di volume all'interno di un liquido come l'acqua, e quindi ci dà ragione del perché in buona parte delle applicazioni che affrontiamo, ovviamente, riterremo accettabile l'ipotesi di liquido incomprimibile per l'acqua, ma come per l'acqua anche per altri fluidi, come per esempio gli idrocarburi e gli iodi, che hanno dei coefficienti di comprimibilità più o meno paragonabili, anzi in alcuni casi più alti. C'è ovviamente da sottolineare un paio di aspetti. C'è da sottolineare come, nonostante questo valore così basso anche per l'acqua, in alcune situazioni non sia tuttavia possibile prescindere in ogni caso da questo valore di comprimibilità. Questo per esempio è caratteristico di transitori molto rapidi nelle condotte che danno luogo ai cosiddetti fenomeni di corporalite, così come non è possibile prescindere dalla comprimibilità del fluido in ogni caso, anche quando il fluido ha dei coefficienti di comprimibilità molto elevati, cioè molto poco comprimibile, laddove ci troviamo con delle velocità elevate, quindi con dei numeri di Mach molto elevati, oppure quando ci troviamo di fronte a transizioni di fase dovute per esempio a variazioni di temperatura elevate, come per esempio nel caso delle turbomacchine, delle turbine turbogas e così. Bene, io per oggi, sì, domande? Nessun dubbio? Questo è più occupante. Questo è legato però alla sezione, ma siamo una sezione di un po' di una persona. In che senso? Allora, è chiaro che il discorso che ho fatto, ovviamente il problema specifico che mi sono posto è legato a una certa dimensione del cilindro. Tuttavia, ovviamente, come vedi, le variazioni di volume, quindi variazioni di densità, alla fine possiamo far qua allo stesso modo, sono legate alle variazioni di pressione. È chiaro che se io andassi a considerare un sistema con una dimensione più piccola, con delle forze più piccole avrei delle variazioni di pressione più grandi, quindi ovviamente potrei produrre dei maggiori abbassamenti, ma questo ovviamente poi si scontra con la questione pratica, no? Considera che io ho considerato un cilindro con un diametro di 10 cm, no? Ovviamente, e abbiamo detto che per produrre una variazione di un millimetro, con un abbassamento di un millimetro,
devo applicarci 10 tonnellate. È chiaro, se lo facciamo più piccolo, se lo facciamo un decimo della superficie, si deve applicare una tonnellata. Ti rendi conto che dal punto di vista poi pratico è estremamente complesso che uno vada ad applicare una tonnellata su un'area che è un decimo di quella, così come allo stesso modo che io vado ad applicare 10 tonnellate su un'area piccola come quella, no? Per cui ci rendiamo conto che in generale, ecco, le forze che possono essere in gioco in sistemi come questi non sono tali da produrre variazioni di densità così consistenti. Allo stesso modo, per esempio, se pensiamo alle condotte per l'acqua, in genere le condotte per l'acqua e gli acquedotti, abbiamo variazioni di pressione nell'ordine delle atmosfere, ok? Un'atmosfera dell'ordine di 10 alla quinta pascal, 100.000 newton al metro quadro. In un acquedotto, anche diciamo abbastanza complesso, anche con variazioni di quota significative, possiamo avere variazioni di pressione dell'ordine di 10 atmosfere, ma è già tanto, ma è tanto, vuol dire che abbiamo dislivelli di 100 metri. Una variazione di pressione di 10 atmosfere è una variazione di pressione di 1 milione di pascal. Una variazione di pressione di 1 milione di pascal, a fronte di questo coefficiente di comprimibilità, produce variazioni di volume dell'ordine del millesimo, no? Perché ho un milione di pascal al delta P e 2.01 per 10 alla nona pascal al denominatore, quindi mi trovo 0,5 per 10 a meno 3 come rapporto, che diventa l'ordine che diventa l'entità della variazione relativa di volume del delta V su V, per cui rispetto a un volume di un litro io ho una variazione che è di 0,5 millesimi di litro, con una variazione di pressione di 10 atmosfere, quindi una variazione estremamente significativa. Raramente diciamo abbiamo sistemi nei quali si hanno queste variazioni di pressione, quindi l'acqua in tutto questo sistema acquedottistico cambia, un litro d'acqua cambia il suo volume di 0,5 millesimi di litro, quindi ovviamente diciamo per ogni litro, quindi ovviamente diciamo la cosa è di norma trascurabile, questo è il punto essenziale. Altri dubbi? Allora noi ci vediamo giovedì alle 12, l'ho trovato.